Carissimi amici, stiamo arrivando alla fine del nostro cammino spirituale verso Gerusalemme e siamo proprio ancora nel giorno di Pasqua. Come sapete, la festa di Pasqua dura una settimana e le parole del Vangelo che ci aiuteranno oggi per la nostra meditazione ci raccontano quell'esperienza straordinaria che due discepoli che uscivano da Gerusalemme verso Emmaus hanno fatto incontrando Gesù. Ma lasciamoci illuminare dalle parole di Luca. Ed ecco che in quello stesso giorno, cioè il giorno di Pasqua, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. E mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. È un'esperienza straordinaria. State bene attenti che Luca ci racconta questa apparizione con lo stesso schema di una messa. Gesù cammina con noi nella vita di tutti i giorni, mentre noi andiamo all'Eucarestia. È come se ci volesse dire, tutte le volte che noi celebriamo la messa facciamo l'esperienza di Gesù. Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Quante volte nel nostro cuore non c'è l'alleluia di Pasqua, impediti di riconoscere Gesù presente ogni giorno. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono con il volto triste. È un po' quello che capita, che dovremmo fare all'inizio dell'Eucarestia, perché è lì che noi chiediamo perdono a Dio, facciamo l'esame di coscienza, ed è lì che mettiamo nelle mani del Signore tutta la nostra fragilità, che qualche volta diventa peccato. Si fermarono con il volto triste e gli raccontano quello che è successo, la loro esperienza del vedere Gesù morto. Solo tu sei così forestiero a Gerusalemme e non sai che cosa è capitato. Quello che è capitato a Gesù Nazareno, che fu profeta grande in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare. E poi c'è questa tristezza. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, ma invece queste cose sono capitate ormai da poco, da pochi giorni. Nel loro cuore c'è la tristezza di vedere il Signore lontano. C'è un barlume di gioia. Alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Vedete quanto nel nostro cuore a volte la tristezza fa il capolino, ancora più della gioia della risurrezione. Non credono nelle parole di quelle donne. Noi speravamo, è un verbo al passato, ma i cui effetti si vedono ancora oggi. La tristezza di noi cristiani tutte le volte che magari partecipiamo all'Eucarestia. Quando partecipiamo all'Eucarestia abbiamo tante volte il volto triste, perché nel nostro cuore non c'è la gioia di metterci nelle mani del Signore. Dobbiamo fare in modo che tutte le volte che entriamo in chiesa e raccontiamo a Gesù le nostre tristezze, lasciamo che le sue parole ci riscaldino il cuore. Saranno loro stessi che lo diranno alla fine di questo racconto. Quest'oggi vorrei lasciarvi con queste parole che i discepoli di Emmaus presentano a Gesù e che spesso sono anche le nostre. Facciamo in modo davvero che la tristezza non sia mai l'ultima parola della nostra vita. Vi saluto mettendo nel cuore di Gesù le tristezze, anche in questo giorno, che è sempre giorno di Pasqua.